altissimo, altissimo passaggio. Ingresso ora per Casales. E ragazzi, merita l'applauso subito, Casales. Il salto laterale e poi attenzione, seguite sempre le frecce rosse che sono l'indicatore del passaggio dei piloti. Secondo gradone, eccolo lì, senza alcun invito. E andiamo nel terzo appuntamento, questo passaggio da un ostacolo all'altro con Casales sulla punta della ruota posteriore. E adesso attenzione perché si va ancora in alto con il pilota di casa Scorpa pronto ad arrampicarsi su questo doppio gradone. Direi bene, bravo! Errore, una sorta di verifica delle sue condizioni. Arriva quasi al limite estremo, poi il salto in discesa. Bravo, bravo ancora Toby Martin. Terminare anche per Martin che osserva. Terza marcia per affrontare l'ultimo gradino. Rapporti molto corti ovviamente per le moto da trial. Bravo, 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 bravo anche Martin! Il più possibile per guadagnare qualche secondo di corsa. Arriva ad agganciare il gradino, adesso il salto a terra. E il giudice giustamente si è portato sull'altro lato. Della discesa dal grosso sasso. Può esserci anche il punto d'appoggio, il piede d'appoggio, ma tutto ok invece per Gilabert. Si è accesa subito la ventola di raffreddamento, sentite questo sibilo sulla moto del pilota numero 56. Buono, buono intanto per Miguel. Anche lui terza marcia per affrontare l'ultimo ostacolo. Okay, bravo, 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 zero penalità anche per Gilabert. Bel passaggio questo con il voto sotto per Fajardo. E ora questo è la novità di questo passaggio. Bisogna saltare, tenere aderenza, dai dai dai, ragazzi, qua che ci vuole l'applauso per i gironi, forza! Bene. Anche qui per Miguel è veramente un bel passaggio, la tiene bene e qui c'è da stare attentissimi. Vai, vai Miguel, vai Miguel! Ehi, ehi, ehi! Ah ragazzi, più lunga la traiettoria, forse se l'era studiata durante la ricognizione o comunque ha recuperato la grande capacità di recupero enormi di questi piloti di questo livello ovviamente. Qualche traiettoria leggermente diversa per Miguel e ora qui già il primo dei tre ostacoli è abbastanza complicato. Va, va, va così alla grande, vai, vai, vai! Vai Miguel, vai! Ebbene, fino a questo punto come gli altri. Bene anche attenzione posteriore che va a pelare la bandierina di sinistra, tutto ok, attenzione sceglie la parte più alta per saltare,
bisogna lavorare tantissimo qua. Precisione. Grande! Bravo! E ragazzi, questa è una possibilità, passare su una ruota, così ha fatto il funambolico Benoit. E ora attenzione, perché qui bisogna lavorare tanto. Tre ostacoli in progressione. E uno, e due. Attenzione, tieni lì, vai, vai, vai. Bene, posizionato. Ottimo il passaggio di Agnol. Attenzione, non è ancora finita, zona lunga, bisogna stare attentissimi, bel passaggio, addirittura chiuso la traiettoria dopo la pietra su cui ha dato la massima aderenza. E ora lo vediamo qui davanti al primo dei tre ostacoli in progressione, alla ricerca dell'equilibrio Agnol. Vai, vai, vai! Ah, ragazzi! Questo non ci voleva, tira via la moto, attenzione! Ah, peccato! Bravo, comunque C'è questo passaggio, salta Bussò, bravissimo,
E ancora tira da percorrere per lo spagnolo, prima guida al mondo della Gas, che sta portando sulla parte più bassa del percorso per affrontare questa pietra altissima. Così riesce alla grande. Attenzione, Matteo. Ora il nostro Matteo, dai ragazzi, forza. Ale, bravo. Bene per Matteo, che preferisce scendere con il salto invece di copiare. Adesso la posizione del pilota prima guida al mondo beta. Ecco, va Matteo, vai! Mamma mia ragazzi, presa per i capelli proprio al zero. Partito. Passaggio di precisione, questo apparentemente semplice, ma bisogna stare attenti metro per metro in zone come queste. La posizione delle ruote della moto precisa. Va così, bravo. E il passaggio di chiusura. Se manca la pietra, manca. Diglielo alla Julita. Questo qua. Però non è che sia il cumulo, no? No, vero, mi ero perduto per lui. Pensavo più che era quello che.